Padre Domine, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra Giovanni rispose loro, io battezzo nell'acqua,
In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sangue. Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, hanno diversi rispetto al battesimo, o rispetto a quello che ha detto suo padre. Hanno prestato la loro vita, la loro voce alla parola di Dio, hanno pregato incessantemente, hanno lodato Dio, hanno aspettato con gioia l'incontro con il Signore. Pensate che Santa Lucia, che è morta il 13 dicembre del 304, a Siracusa durante le persecuzioni di Diocleziano, è stata martirizzata dall'uomo che si era innamorato di lei. Il prefetto romano che risiedeva nella provincia di Siracusa, perché allora Siracusa era una provincia romana, una delle città più antiche, pensate che è stata fondata dai greci, pensate che ha ospitato San Paolo durante il suo ultimo viaggio verso Roma, quindi già nel 59 Cristo Siracusa era una città importante. Ecco, questo governatore, questo console romano di nome Pascasio, si innamora completamente di Lucia e arriva al punto di cantare dalla madre, nella circostanza del tempo, per poterla prendere in moglie. La tradizione racconta che hanno fatto uno studio grafico attraverso il volto che c'è conservato a Venezia nel corpo di Santa Lucia, che questa ragazza non aveva più di 13 anni, ma aveva dei cambiamenti fisici così meravigliosi da ritenerla veramente una bellissima opera di Dio. E Lucia dice di no, perché aveva già fatto una scelta con il suo battesimo. Lucia dice che si sposa soltanto con Cristo. Lucia era una donna, era una ragazza di nobile famiglia, era benestante, aveva parecchi beni che sono stati poi confiscati dallo Stato, nonostante lei abbia chiesto alla madre di donare il cuore. E Lucia, per non perdere il suo amore verso Cristo e non cadere nel peccato, ha accolto con gioia il marito, che non è stato con gli occhi. Tutti pensiamo che Santa Lucia è stata martirizzata perché gli hanno parlato gli occhi. No. Gli occhi sono un'espressione iconografica che rimangono al suo nome, Lucia, luce di Cristo. Santa Lucia è stata più volte, messa alla prova, ha subito diverse culture, hanno provato a bruciarla, hanno provato dopo l'interrogatorio a trasportarla fuori le mura per martirizzarla e non ci sono riusciti. La tradizione racconta che la sua fede era così forte che nemmeno i buoni riuscivano a trainarla per farla arrivare nel luogo del confine. Lucia è stata uccisa con una pugnalata alla carota. Infatti, nella storia di Santa Lucia si è e ancora si racconta di conserva, me ne tengono conto perché c'è un delle grandi storie, si conserva la colonna dove è stata martirizzata, dove è stata legata e poi assassinata. E per questo le viene proclamata e annunciata dalla Chiesa come la colonna immobile della fede, perché la sua fede è stata così forte da non riuscire in nessun modo a convincerla a commettere peccato. Lucia ha prestato la sua voce alla parola di Dio, perché nell'interrogatorio con il console Pascasio rispondeva con le parole del Vangelo. Non ha cercato di salvare se stessa, ha salvato la sua anima.
E questo momento che per noi può sembrare brutto, può sembrare difficile, può sembrare pericoloso, questo momento è il rapporto con gioia. Allora, chiediamo alla sua intercessione di rafforzare la nostra fede, perché anche noi, come battista, possiamo essere coerenti, possiamo essere onesti, non cerchiamo di dimostrare agli altri quello che non siamo, ma cerchiamo di testimoniare che siamo testimoni, martiri, che significa appunto testimoni del Vangelo, credibili, non agli occhi di Dio, agli occhi del nostro prossimo. E il Signore, per l'intercessione della nostra, stava scappando soltanto la nostra, della nostra sorella in Cristo Lucia, accolga la nostra preghiera. Sia lodato Gesù Cristo. Noi vogliamo nella fede e testimoniamo nell'amore la beata speranza del suo regno. Nell'attesa del suo ultimo avvento, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo un altro inno della tua gloria.
Cristo nostro Signore. Meno male che questa chiesa non c'è bisogno, perché se diceva che la presa di chiesa mi stavano va bene. Allora riceviamo una benedizione con la reliquia di Santa Lucia e il braccio relicario che contiene dei frammenti d'osso del petto delle costole di Santa Lucia che provengono da Venezia. È la reliquia più antica che la città di Belpasso conserva. Si trova a Belpasso dal 1620. È stata portata dai padri carmelitani dell'antico sito di Malpasso che si trovava per capirci tra la roccia e il santuario di Montenegro. Lì c'era un convento carmelitano che portò la devozione a Santa Lucia. Pensate che fin dalle origini, non nel 1537, la comunità di Malpasso, che era sotto la giurisdizione di Padre Pio, verrà come parola la Madonna del Rosario. Però si sentì un po' così tanto affetto nei confronti della madre di Siracusana che nel 1636, quando Belpasso divenne autonoma rispetto a Padre Pio, e quindi è diventato un comune proprio, tutti all'unanimità hanno scelto Santa Lucia come patrona. E allora hanno deciso di realizzare quel momento dalla gentilia siciliana presso un braccio dell'Italia, il quale nel 1636 accompagna la vita dei belpassesi e questa sera anche la nostra. È stato portato dinanzi al fronte d'Arico del 1669, è stato esposto nella piazza del Passo durante il bombardamento del 6 agosto del 1943. Da lì non ci furono morti né distruzioni, si istituì il patrocinio di Santa Lucia. Stasera, in maniera molto per me particolare, bella, ho celebrato stamattina in chiesa Madre del Passo, di nascosto per l'emozione di celebrarla con voi, è stata molto più grande. Stasera è con noi e chiederemo l'intercessione di Santa Lucia per la benedizione. Il Signore sia con voi e per intercessione di Santa Lucia, nostra sorella in Cristo, vi benedica Dio onnipotente e Padre e Figlio e Spirito Santo. Solitamente noi studiamo un altro ma penso che si offenderà. Cittadini, viva Santa Lucia! Cittadini! Cittadini!